information, yeah. Sì, sì. In situazioni come queste mi sento un po' perso. Senza. Però c'è il microfono. Mi sento un po' perso senza una, come dire, una interpretazione storico-politica delle. No, non va. Della situazione nella quale ci troviamo. Almeno questa è la mia abitudine, cercare di capire le ragioni lunghe, insomma, di una difficoltà che vivo. Recentemente c'è stato un incontro interessante organizzato dalle ACLI regionali dell'Istituto De Gasperi su chi e perché ha ucciso Aldo Moro, che è stato anche un tentativo di stabilire delle cesure, stabilire un prima rispetto ad oggi. In particolare qualcuno ha sviluppato questa tesi. Con Moro, più che un disegno di compromesso storico, è venuto meno un momento di reciproca legittimazione tra due cose un po' strane della storia europea: un partito di ispirazione cristiana e un partito comunista saldamente, entrambi ancorati all'esperienza italiana, per un disegno di democrazia compiuta dell'alternanza. La morte di Moro ha bloccato questo disegno, che in qualche modo è ripreso dopo il crollo del muro di Berlino, ed è ripreso nel pieno dell'offensiva della cultura e delle politiche neoliberali, liberiste. Il disegno di Aldo Moro, che in qualche modo incorporava anche le preoccupazioni del Partito Comunista, di una personalità come Berlinguer, era di una democrazia dell'alternanza, ma a partire dalla condivisione dei principi fondamentali di quella cosa un po' molto particolare, che è la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, una Costituzione molto particolare rispetto alle costituzioni coeve, la costituzione che noi potremmo dire è la costituzione progressiva, insomma penso alla costituzione italiana come costituzione economica, non l'ha nessun altro paese europeo. Ebbene, quel disegno di Aldo Moro puntava all'alternanza, ma ancorandola per entrambi i soggetti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, ai principi di una Costituzione che queste due forze avevano fatto, avevano creato. E invece noi abbiamo avuto l'alternanza dopo il crollo del muro di Berlino, nell'offensiva delle culture neoliberali che in qualche modo hanno confuso per tutte le acque. Per cui c'è stata questa sorta di confusione di ruoli. La sinistra che è diventata un po' destra, la destra che ha rafforzato molte volte, come dire, si è presentata molte volte in modo un po' ridicolo, il modo ridicolo farsesco di Berlusconi, ma accentuando ulteriormente i tratti della destra italiana, i tratti asperi della destra italiana, in una situazione in cui per tutti, compresa la sinistra italiana, compreso il Partito Democratico, oggi è molto difficile dire qual è la tua posizione nei confronti dell'orizzonte costituzionale. Anche per noi è difficile dire se siamo ancora, crediamo ancora a quell'orizzonte, al realismo di quell'orizzonte.
Il Partito Democratico è stato creato dentro a questa situazione molto problematica in cui la sinistra, io a me interessa questa parte, la sinistra diventava un po' destra, si faceva integrare dall'orizzonte, un orizzonte, una situazione che veniva da lontano ma che in Italia è stata vissuta come l'abbiamo vissuta noi nel Partito Democratico, nei 30 anni da Craxi ad oggi, dove fondamentalmente, insomma, io credo si possa tranquillamente dire, più che non attuata la Costituzione italiana, è stata snobbata, larghissimamente snobbata, abbiamo pensato a cose diverse. In fondo noi oggi diciamo c'è Renzi, ma Veltroni non era tanto diverso da Renzi. E noi dobbiamo cominciare a dirle queste cose. Per noi i problemi non vengono da lontano. Io penso al discorso di Veltroni di Torino, il famoso discorso del Golfo, e mi ricordo quattro tratti peculiari che sono dentro al problema del nostro partito. Il primo, in quel discorso Veltroni rinuncia a un straordinario impegno dello Stato per la piena occupazione e dice: beh, posso pensare a una politica di forti ammortizzatori sociali, di universalizzazione dell'aiuto sociale nei confronti delle situazioni di difficoltà, ma rinuncia a quello che invece per i nostri costituenti è il punto cardine, una grande politica per la piena occupazione. Gli ammortizzatori sociali per i nostri costituenti, questo appare chiaro ricostruendo gli atti dell'Assemblea Costituente, sono secondari, sono vissuti in termini congiunturali, non vengono prima di una forte politica per la piena occupazione. Veltroni, nel discorso dell'ingotto, fondamentalmente rinuncia a questo impegno straordinario dello Stato e dice: beh, mettiamo in piedi, in una situazione di difficoltà che capisco arriverà, mettiamo in piedi ammortizzatori sociali, ma è già un saltare la nostra Costituzione, lo spirito della nostra Costituzione. E poi c'è un'interpretazione della situazione sociale in termini di semplificazione, sburocratizzazione, il conflitto sociale sparisce. E il conflitto sociale da valorizzare, certo, da controllare, da tenere sotto controllo, ma anche da valorizzare insieme alle tutele da mettere nelle mani delle persone più e prima ancora che delle organizzazioni. E nel discorso del Ingotto è chiaro questo: il Partito Democratico un po' spegne la cultura che avanza nel discorso, spegne il conflitto sociale, non crede più al conflitto sociale e alle possibilità che pur in termini di controllati può dare alla politica, allo sviluppo della comunità. E poi c'è nel discorso dell'ingotto, il partito liquido. Il partito liquido, badate bene, che si accompagna per il candidato, i candidati, soprattutto il candidato vincente alla segreteria nazionale, all'uso massivo dell'articolo statutario che passa sotto il nome di formazione dell'indirizzo politico, che è insieme l'elezione del segretario delle assemblee e dell'assemblea nazionale e dell'assemblea, sparisce con Veltroni, da Veltroni in poi sparisce l'assemblea, le assemblee, i momenti collegiali in cui noi possiamo far contare le nostre opinioni. La vicenda del partito è tutta concentrata sulla vicenda del candidato alla segreteria. E da ultimo, il quarto punto del discorso del Ingotto, è il partito a vocazione maggioritaria. Cioè il partito che si sente lui solo protagonista, lui solo deve vincere. Cessa il lavoro di costruzione del centro-sinistra, cessa l'ulivo ospitale di
di Romano Prodi, l'Ulivo che aspetta tutti i soggetti, anche quelli che hanno più difficoltà a mettersi in onda con l'esperienza dell'Ulivo. Cessa questa attenzione, cessa questa ricomprensione di un orizzonte che comunque deve essere un orizzonte ampio. Cessa da parte del Partito Democratico soprattutto il ruolo del fratello maggiore nei confronti dei partiti della propria sinistra, che stentano a strutturarsi, stentano a mettere in piedi anche loro una proposta che insieme a quella del Partito Democratico potrebbe essere maggioritaria, non nei termini non col premio, ma spontaneamente nel consenso dei nostri elettori. Perché in realtà nel progredire dell'astensione c'è anche la proposta, l'interiorizzazione dei partiti politici, del nostro partito in particolare, come partito che vince col premio e non vince realizzando l'adesione della maggioranza degli elettori, che è tutto un altro problema. È molto facile vincere col premio, con o senza ballottaggi, è molto difficile invece vincere col consenso dei nostri concittadini. Ma d'altra parte, io mi permetto anche di dire, qualche difficoltà noi l'abbiamo avuta, l'abbiamo vissuta anche prima di Veltroni. L'ultimo governo Prodi, la sua fine, la sua crisi è un mistero nel confronto a posteriori, nei nostri ragionamenti sulla politica italiana. Noi abbiamo ancora della crisi del governo, dell'ultimo governo Prodi, una visione un po' superficiale. Il governo dei dissidi, dei contrasti, ma questi sono gli ultimi fotogrammi. Sono gli ultimi fotogrammi di un film che nasce con un forte problema di sintesi politica dentro una struttura bipolare. Sintesi politica per la sinistra, per il centro-sinistra. Io ricordo i motivi dei contrasti, furono la riforma della pensione, furono il protocollo del welfare, e fu una gestione politica insufficiente di queste visioni diverse su temi di così grande rilevanza. Insomma, per dire che Renzi non è la cosa straordinaria, Renzi è dentro al percorso del Partito Democratico, e da questo punto di vista mi preoccupa Renzi, perché io ricordo l'esperienza di Blair e ricordo anche cos'è successo in Inghilterra quando Blair ha finito la sua esperienza. C'è stato uno sfarinamento dentro all'ambito della sinistra, del centro-sinistra, diciamo, delle culture più o meno liberal democratiche inglesi. C'è stato davvero un sommovimento al punto che oggi il Partito Laburista è un partito in serissima crisi. È un partito il quale ha il problema della continuità, e io non vorrei che anche noi, tra un anno, due anni, si sia lì a dire: ma abbiamo un futuro, abbiamo davvero un futuro, perché il processo adesso con Renzi sta cadendo a rotolo. Prima era un processo del quale dovevamo accorgerci, non ce ne siamo accorti probabilmente perché ci diceva: Veltroni è pur sempre dentro la nostra famiglia. Adesso abbiamo una persona che fa le stesse cose provenendo da orizzonti culturali molto differenti, ma facendo le stesse cose, avendo le stesse intenzioni e tra l'altro avendo anche una notevole capacità di fare le cose che vuole fare. Ecco perché io, insomma, voglio chiudere questo mio intervento con un interpello agli amici parlamentari che stanno attorno a questo tavolo. La situazione è grave perché io sento che c'è un problema di continuità per il Partito Democratico,
per una presenza della sinistra, del centro-sinistra, del miglior centro-sinistra italiano. Un problema di continuità, non vorrei che si chiudesse questa esperienza insieme a Renzi. Quando questa persona, questa politica avrà chiuso il suo ciclo, ci potrebbe essere un problema di continuità per l'esperienza, la nostra complessiva esperienza. Insomma, io non mi sento, d'altra parte condivido tante cose che diceva Davide, insomma, come facciamo, chi dice oggi, chi oggi si astiene dal voto, nella maggioranza dei casi se si astiene per una difficoltà di adesione alla proposta del nostro segretario nazionale, difficilmente può passare ad altri orizzonti, altri partiti, altre formazioni politiche. Si astiene. In fondo io ho fatto così, semplicemente mi sono anch'io astenuto, senza sentirmi di poter aderire a proposte alla sinistra del PD, che sono proposte ancora meno razionalmente organizzate e ancora così poco soddisfacenti per uno come me. Insomma, io vorrei dire, io voglio rimanere dentro a questo partito, però dentro a questo partito bisogna cominciare a organizzare il confronto, qualche no, magari ben selezionato, molto ben selezionato, più sulle politiche per il lavoro, perché non c'è soltanto il fatto che ci sta sparendo quella che è stata una tutela molto importante, la tutela reale dell'articolo 18. Ma c'è un governo che non fa niente per creare direttamente occupazione, ha ragione Gallino da questo punto di vista. Luciano Gallino prospetta soluzioni di partito del lavoro e cose del genere sulle quali ho qualche difficoltà, insomma, qualche perplessità, però lui ha ragione quando dice questo governo sta menando il can per l'aia. Qui c'è un problema di disoccupazione e di lavoro precario assolutamente pervasive. Nel giro di qualche anno lo Stato italiano, lo Stato, e non può essere che lo Stato nella impossibilità del mercato di interpretare oggi fino in fondo i nostri bisogni, lo Stato deve mettere in piedi una politica di creazione diretta di occupazione. Il governo, questo governo non lo sta facendo, e quindi qualche no ben selezionato, più sul lavoro che non sul Senato, più sul lavoro che non sul Senato. Prima o poi io me lo aspetto. Prima o poi la gente che ha avuto difficoltà a votare per il PD, pur sentendosi fino in fondo dentro a questa esperienza, per la quale abbiamo sciolto partiti, io quando ho sciolto il mio partito, che non era tanto la Margherita, ho sciolto il Partito Popolare, ricordo la gente che piangeva per sciogliere quel partito, eppure quello è stato un sacrificio che poteva avere un suo senso. Immagino che nel Partito Comunista quanti si sono trovati nella stessa identica condizione di chi piangeva all'ultimo congresso del mio partito. Eppure sono stati sacrifici inutili. Allora, il confronto, bisogna organizzare il confronto. Prima o poi Renzi si deve trovare degli ostacoli sulla propria strada. Sì. E qui bisogna essere molto sinceri, molto sinceri. Non accettare le convenienze. Io voglio mettere dei blocchi alla tua proposta che non mi convince. Bisogna proprio parlare molto semplicemente, si parla molto semplicemente alla coscienza degli indecisi. È il modo migliore per parlare agli indecisi, per parlare a coloro che si astengono dal voto, che si astengono attivamente, positivamente dal voto, perché vorrebbero avere i propri rappresentanti dentro agli organismi che contano, ad organizzare finalmente una seria, efficace contestazione.
Grazie.